Eccoci qui. Allora, sono tante, veramente tante cose che abbiamo da dire, sorprendenti e molto importanti. Protagonista di questa fase a Puente Viejo, nelle puntate spagnole ovviamente, donna Francisca. Voi sapete che proprio nel giorno del matrimonio tra Prudenzio e Julieta irrompono i lavoratori e con a capo la RAS, che portano, danno inizio alla rivoluzione, rivoluzione che va in porto. Da tutto questo scombussolamento, dalla paura tra la gente e di tutto quello che può avvenire, i lavoratori sono stanchi dei soprusi, dei padroni, di Donna Francisca, che li ha sempre sfruttati per poche lire. La RAS in primis, poi, perché tra l'altro ha anche un figlio che ha avuto un incidente proprio durante il lavoro. Cosa succede? Donna Francisca viene praticamente sequestrata, lei con suo marito Raimondo, ma soprattutto lei, nella stessa casona. I lavoratori si sono impossessati della sua casa, la tengono in ostaggio. Perché? Perché il popolo, come dicono loro, c'è un'assemblea del popolo, ma soprattutto dei lavoratori, che deve decidere come punire Donna Francisca. È una cosa molto seria perché non si tratta di espellerla dal paese o addirittura i suoi cari, Saul, Prudenzio, Raimondo e tutti quelli che potevano intervenire, avevano cercato in un primo momento di convincere Donna Francisca a fuggire dal paese, ma lei non ha voluto e poi non avrebbe neanche potuto perché è stata subito, diciamo, messa prigioniera in casa sua, non può muoversi, è sotto controllo, è sotto proprio tiro, dei fucili. Si deve decidere tra la sua vita e la sua morte, è una cosa molto importante, molto. Certo, questo personaggio di Puente Viejo ne ha attraversate veramente tante, questa forse è la più dura perché la RAS dice che l'assemblea ha deciso e ha deciso che lei è una traditrice, scusate, del popolo e quindi in quanto tale deve essere fucilata. Questo deve avvenire entro 48 ore dalla fine dell'assemblea dove la decisione è stata presa. Potete immaginare, insomma, lo stato di Donna Francisca, di Raimondo, di tutti coloro che gli sono intorno. La stessa Julieta si mette dalla parte di Donna Francisca inaspettatamente, ma la sostiene e dice addirittura al militare quando viene a chiamarla, verrò anch'io, l'accompagnerò anch'io fino a quel momento. Quindi anche una Julieta sorprendente, la quale Julieta, apriamo parentesi, per poi chiuderla subito dopo, sì, il matrimonio è stato interrotto, questo è vero, ma poi è stato fatto riprendere e quindi sono di fatto Prudenzio e Julieta marito e moglie. Prudenzio vuole consumare la sua notte di nozze, lei pensa bene a una scusa molto attendibile che è quella che, visto i momenti che stanno vivendo, non vuole lasciare da sola sua nonna Consuelo e vuole andare in questi giorni a stare un pochino con lei. E proprio nei giorni in cui lei sta con la nonna le fa anche un bellissimo regalo, gli regala un bel cagnolino di nome Sansone che fa sorridere veramente molto la ragazza. Quindi abbiamo una donna Francisca che è in attesa di essere fucilata. Carmelo potrebbe aiutarla in qualità di sindaco del popolo, ma non vuole, aspetta che intervenga l'esercito, perché l'esercito sta per intervenire, per placare questa sommossa, per placare questa rivoluzione, ma non sappiamo se arriverà in tempo prima che venga fucilata Donna Francisca, ma sicuramente con la solita fortuna che ha Donna Francisca ce la farà, ma questo ce lo sapremo ridire più in là. È chiaro che Donna Francisca attraversa anche una fase molto particolare, no? Perché comunque si trova di fronte alla fine, lei pensa, della sua vita e quindi ripercorre quello che è stata la sua vita, forse ha anche dei pentimenti, ma non certo nei confronti di queste persone che la stanno mettendo letteralmente al muro. Tant'è che Raimondo, che dice io voglio venire con te, voglio morire con te, lei dice no, tu devi restare qui perché voglio che tu mi vendichi, voglio che tu li uccida ad uno dopo che io sarò morta.
Ma arriva anche un momento di commozione per Donna Franziska e di confessione, non soltanto con Don Berengario, dove ovviamente si confessa davanti a Dio, ma arriva una lettera e gliela porta Emilia. Questa lettera è di Maria, pensate, di Maria, che scrive ad Emilia e ha parole anche di conforto per Donna Franziska. La commozione di Franziska è grande, a tal punto da dire ad Emilia: scrivile, dille che io gli voglio molto bene. Questi sono momenti molto particolari dove forse anche una donna cattiva come Donna Franziska riesce a tirare fuori qualcosa di buono. Ma che cosa possiamo ancora dire ed aspettarci? Adela spinge su Carmelo, lo dice: tu non vuoi fare niente per Donna Franziska, ma diciamo Adela ha un fare nei confronti di Carmelo, come a dire: questa è la tua coscienza, questo è veramente quello che vuoi fare. E chissà quindi se Carmelo anche interverrà per poter fare qualcosa per lei. Ma un'altra bellissima notizia che vi devo dare è quella che riguarda Severo. Voi sapete che Severo era stato così a contatto con una giornalista che era in cerca di bambini scomparsi, Irene, la quale Irene poi insomma viene un pochino scoperta che sta indagando soprattutto sulla vita di Severo, quindi non si capiscono bene quali sono le sue intenzioni e lei va via da Puente Viejo, dopo che ha mostrato la foto di Carmelito a Severo, eccetera. Severo, come abbiamo detto nello scorso video, va da Irene e trova nella casa di Irene un bambino. Questo bambino lei dice che è il suo, mentre lui, appena lo vede, lo chiama per nome e pensa che sia Carmelito. Ma lei gli vuole mostrare delle carte, gli dice: non è neanche, vedi, non è Carmelito, non è questa la sua data di nascita. Carmelo ritorna, scusate, Severo ritorna distrutto, ormai non ha più nessuna speranza, è veramente demoralizzato, pensa di suicidarsi, ormai non ha più nessuno, la sua amata è morta poco tempo fa, Carmelito non viene più ritrovato, ormai pensa che non ci sia più speranza per lui e quindi ha con sé un veleno che contempla, che sta per assumere. Nel frattempo però Irene, dopo la visita di Severo, rimane molto scossa perché incomincia a pensare che forse il figlio che lei tiene in braccio e che pensa sia il suo, non lo sia in realtà. Ora, piccolo passo indietro, Irene è stata, diciamo così, in un momento molto particolare della sua vita. Adesso io non so dirvi veramente con esattezza se c'è stato un incidente, se insomma, fatto sta che lei ha convissuto per un pochino di tempo con delle suore che l'hanno aiutata in tutti i sensi e l'hanno aiutata anche nel ritrovare a sua volta il proprio figlio scomparso. Il bambino che lei teneva in braccio quando Severo è andato a casa sua. E quindi di questo bambino, però lei vuole ricontattare il convento in cui è stata, in particolar modo una suora. La invita a casa sua, la fa sedere, gli prepara del tè, del caffè e vuole dirgli: io voglio fare una donazione perché voi mi avete aiutato veramente tanto, però io voglio anche sapere per filo e per segno che cosa è successo quando io ero lì, come questo bambino è arrivato da me. La storia di mio figlio, come è accaduto. Quello che gli viene detto porta a una sola conclusione, che questo figlio non è il suo. E così Irene parte, capisce che quel bambino è Carmelito, così come Severo, diceva, parte con questo bambino in braccio, con parole che fanno presupporre a una tragedia, a dire il vero, no? Come a dire: spariremo per sempre io e te. E invece no, perché proprio mentre Severo sta per bere il veleno per togliersi la vita, arriva Irene con Carmelito e gli dice: lui è Carmelito, è lui tuo figlio. Bellissimo, veramente. Questa è una delle scene più belle in assoluto che spero di potervi dare al più presto.
E allora mi fermo qui. Spero che insomma vi sia stato abbastanza, sia stato abbastanza interessante quello di cui vi ho parlato. Mettete un like se vi va, commentate perché mi piace troppo che commentate. E quindi alla prossima con o senza Donna Francesca. Ciao.